Quarantena e trasferimenti migranti anche a Porto Empedocle. Ascoltiamo in proposito la sindaca Ida Carmina. Ancora un attimo. Sono venuta a verificare che quanto mi era stato preannunciato procedesse nella direzione auspicata, cioè di un passaggio rapido e veloce di questi sbarcati che verranno caricati su due autobus che sono qua in banchina e immediatamente trasportati fuori provincia. Quindi tutto sta procedendo secondo quanto mi era stato annunciato dalla prefettura di Agrigento. Stasera arriveranno anche 29 minori non accompagnati, ma anche loro hanno già una destinazione prefissata che non vede coinvolta la città di Porto Empedocle, quantomeno dal punto di vista della destinazione e dell'allocazione dei soggetti, che già noi sopportiamo il peso degli arrivi di praticamente tutti gli immigrati, salvo eccezioni, provenienti dal Nord Africa, e quindi questo paese merita una speciale considerazione sicuramente a livello dello Stato italiano. I 29 minorenni arriveranno con la nave traghetto dalla mano. Sì, col traghetto ordinario, arriveranno col traghetto ordinario. Certamente siamo in apprensione, oltre che per il Covid, per le vicende di questi giorni di cronaca che hanno visto anche insomma, delle situazioni di carattere delinquenziale. Poi la cosa strana è che adesso arrivano prevalentemente quasi tutti uomini, mentre prima gli sbarchi vedevano interessate coinvolte famiglie anche con bambini, adesso stanno arrivando prevalentemente soli uomini e adulti. Mi è stato annunciato ieri, rispetto ai casi abbiamo delle guarigioni, ma naturalmente c'è una piccola percentuale di incremento, si parla di 3 casi, ormai con tutti questi test che si stanno facendo di tipo rapido o anche sierologico e poi quello da confermarsi con i biomolecolari, evidentemente vengono fuori delle situazioni e delle positività che prima rimanevano nascoste perché si tratta per lo più di asintomatici. Però è importante che vengano fuori in modo tale che stiano isolati e non coinvolgano altri componenti della popolazione. In realtà poi da noi non si hanno ricoveri, quindi si tratta tutti di casi di asintomatici o di persone che possono curarsi per fortuna a casa.